delle scuole. Allora, sul primo punto rispondo che anche io convengo che una parte della tassazione sul reddito deve avvenire sul territorio, anche solo una distinzione, però una distinzione sempre la tassazione sul lavoro e la tassazione sul patrimonio. Se non c'è lavoro non c'è crescita, stesso discorso, nel senso, io condivido che una parte sia comunque nel territorio, a patto che comunque magari riusciamo a creare qualche punto. Sulla piazza, continuo a dire che secondo me stiamo discutendo di nulla, perché se fosse stata in cima la priorità l'avremmo già probabilmente fatta. Il problema non è che i soldi non ci sono, e qui diciamo tutto il consiglio, ma i soldi ci sono e non possiamo spenderli, 200.000 euro sono subito quanto. Avanza lo torneremo quest'anno per colpa del patto, che probabilmente magari se fosse stata la possibilità di utilizzare, abbiamo fatto dei piani da 1 milione di euro, ma non avremmo istituito l'avanzo, eventualmente non avremmo istituito i mutui con l'avanzo, magari avremmo fatto una politica di una valutazione diversa, che questo non è sempre possibile. Il problema è sempre quello che noi avevamo 1 milione di euro che non si può utilizzare e l'abbiamo utilizzato apposta per riuscire a tenere basso il tutto. Terzo punto sulle scuole, in realtà sulla vulnerabilità non ci sono particolari problemi, perché questo intervento nel chiostro che guarda la manutenzione di patrimonio è stato finanziato con residui di 2009, noi abbiamo già residui del 2010, bilancio del 2011, abbiamo visto nel 2011, noi abbiamo tenuto, se vi ricordate, sempre una certa cifra determinata a manutenzione del patrimonio. Su questo c'è una cifra di 89.000 euro, se non sbaglio, nel 2011, nel 2012 ci sono 30.000 euro, abbiamo grosse disponibilità residui da investire eventualmente se fosse una necessità. Il problema è rimane sempre sul patto, che nel momento in cui noi facciamo l'intervento liquidiamo, ci carica praticamente sul patto. Grazie. Vorrei aggiungere una cosa riguardo a questo aspetto, riguardo alle scuole. Io spero che ci sia la possibilità di poter fare interventi di tutti i tipi di edifici, ad esempio le scuole, tenendo conto appunto di non rientrare in interventi fatti in questi edifici da parte sindacale, che sennò rischiamo per il giorno di prima. Cioè, mi sembra assolutamente una proposta che può essere assolutamente interessante, intelligente, perché pensare dopo i fatti del Mugliese, del Ferrarese, ma anche quelli di anni prima, purtroppo sappiamo che il nostro favorevoli e 4 contrari. L'autorizzazione della disabilità
punto numero 5, imposta municipale propria in alterazione dei criteri di principi e di interpretazione della regolazione di imposta per l'anno 2012. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il giudice porta di imposta astenuti, devo proporzionare per vedere la disabilità. Favorevoli? Contrari? 4. Allora, astenuti? 4. Contrari? 3. Il giudice porta di imposta astenuti. Punto numero 6, approvazione del piano di elezione e organizzazione immobiliare del genere 2012-2014. Favorevoli? 11. Contrari? Astenuti? 4. Il giudice porta di imposta astenuti, devo proporzionare per vedere la disabilità. Favorevoli? 11. Contrari? 3. Astenuti? 4. Punto numero 7, servizi di domande individuali 2012, individuazione di determinazione percentuale di copertura. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Invece favorevoli o astenuti, dopo votazione per la disponibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Punto numero 8, per il più per il momento, bilancio di previsione 2012, approvazione della relazione previsionale e programmata. Bilancio annuale 2012, bilancio triennale 2012-2014. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 0. Dopo votazione per la disponibilità. Favorevoli? Contrari? 4. Astenuti? 0. Grazie. Punto numero 9, adesione del consorzio eccetera. La parola all'assessore Meluzzi. Saluto la ragioniera Signali per la presenza, per lo svolto. Grazie, buona serata. Questa amministrazione fin dal primo giorno di insediamento è stata molto attenta